Buonasera da Onda, TG in apertura subito la notizia del giorno, 12 richiedenti asilo in arrivo da Lampedusa a Pettorano sul Gizio, ma sono tutti negativi al test sierologico anti-Covid. Sentiamo nel nostro servizio. Saranno ospitati in Abruzzo 50 degli oltre 600 migranti sbarcati sulle coste italiane negli ultimi giorni. Di questi 12 troveranno accoglienza a Pettorano sul Gizio, nella struttura di Ponte d'Arce, come deciso dalla prefettura dell'Aquila. I richiedenti asilo saranno posti in quarantena obbligatoria sotto lo stretto monitoraggio della ASL, che ha già attivato tutte le procedure del caso. I 12 richiedenti asilo sono già risultati negativi al test sierologico, ma la sorveglianza attiva per un periodo di 14 giorni si rende comunque necessaria. La struttura in questione ospitava già 15 richiedenti asilo che, vista l'emergenza, saranno accorpati nell'altro centro di accoglienza di Pettorano. Noi ormai sono oltre 4 anni che ospitiamo nei due CAS in paese i ragazzi migranti che arrivano appunto dall'Africa. Questi ragazzi che arriveranno nel tardo pomeriggio, in serata, sono 12 migranti che vengono da Lampedusa e fanno parte di un nucleo di circa 50 che arrivano in regione Abruzzo e smistati nelle quattro province abruzzesi. Oggi ho sentito la dottoressa Torraco, prefetto dell'Aquila, con la quale ci siamo relazionati a riguardo. I ragazzi hanno già eseguito le visite mediche, i tamponi per quanto riguarda il Covid nel centro di accoglienza di sbarco e saranno comunque posti nella struttura di Ponte d'Arci, quindi in quarantena fiduciaria, ma seguiti comunque dalla ASL per l'aspetto sanitario per quanto riguarda il periodo che ecco, appunto staranno lì. E quanto ha dichiarato il sindaco Pasquale Franciosa dopo aver sentito il prefetto Cinzia Teresa Torraco, mentre in piazza arrivano le prime reazioni. È la politica, i nostri governanti che prendessero una decisione seria. Beh, soltanto che qui ci vorrebbe un altro accertamento. La quarantena, va bene. Il problema è un altro, è vedere se il rapporto di presenze è comparabile con il numero di residenti e con i locali che devono ospitarli, perché ad oggi noi non sappiamo quanti ce ne sono, se possono essere ospitati in condizioni degne e decenti, perché voglio dire, il problema non è che essere contro il migrante, è che devono essere comunque ospitati secondo i criteri di igiene e comunque di compatibilità con il territorio. Se questi requisiti sono soddisfatti, ben vengano i migranti, non è che qui non c'è razzismo, Certo, Pettorano non è un assolutamente. paese razzista, quindi voglio dire. Diciamo, il dubbio grosso dei residenti, almeno da quello che ho sentito, è sostanzialmente questo, quello di non conoscere il numero reale delle presenze oggi e della capacità dell'involucro che li dovrà contenere, rispetto al numero. Gli sbarchi continuano a presentare nell'Italia duramente colpita dal coronavirus, che lentamente si sta rialzando da una crisi in tutti i settori senza precedenti, un'emergenza nell'emergenza. Gli ultimi 143 sono arrivati l'11 luglio con tre diverse imbarcazioni. Il giorno precedente ne erano sbarcati 557, giovedì altri 136. A Pettorano sul Gizio l'arrivo dei richiedenti asilo è previsto in tarda serata. Ubriaco alla guida minaccia i militari. Un 35enne dell'Alto Sangro torna in libertà. Il nostro servizio. Guidava ubriaco e tentò la fuga a piedi per evitare il controllo dei carabinieri, minacciandoli e opponendo resistenza, ma oggi il giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Sulmona lo ha rimesso in libertà. Protagonista della vicenda è un 35enne di Villetta Barrea, arrestato l'altro giorno dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, con l'accusa di guida e stato di ebbrezza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane automobilista nel corso del controllo avrebbe manifestato sin da subito evidenti sintomi derivanti dall'assunzione di alcol, tanto da barcollare e non riuscire nemmeno a rimanere fermo. All'invito dei militari operanti a sottoporsi ai previsti accertamenti, dapprima li minacciava e successivamente intraprendeva una fuga a piedi, dileguandosi nelle campagne circostanti. Le immediate ricerche consentivano di rintracciarlo nel vicino comune di Opi. Oggi il giovane si è presentato davanti al giudice del tribunale di Sulmona, che ha disposto l'obbligo di firma dopo aver convalidato l'arresto in flagranza di reato, rinviando l'udienza del prossimo 23 luglio per il processo con rito direttissimo. Carcassa di cinghiale da giorni in strada, nessuno interviene sulla strada statale 17 tra Sulmona e Pettorano sul Gizio. Incredibile ma vero, vediamo nel nostro servizio.
Nessuno si prende la briga di rimuovere la carcassa che resta in strada. Accade sulla statale 17 tra Sulmona e Pettorano Sul Gizio, dove da giorni giace sul ciglio della strada la carcassa di un cinghiale. La segnalazione è partita dai numerosi automobilisti che attraversano l'arteria stradale per raggiungere le località montane e turistiche. Un rimpallo di responsabilità tra gli enti preposti avrebbe ritardato la rimozione del corpo senza vita dell'esemplare. È da giorni che stiamo segnalando il caso al comune di Sulmona e alla ASL. Oltre all'odore nauseabondo per le temperature della stagione, ci domandiamo chi pagherà i danni per eventuali incidenti di percorso. Incalzano gli automobilisti che hanno fatto scattare la protesta unitamente ai residenti della zona. L'odore nauseabondo e la burocrazia rasenta il paradosso. Il comune, da quanto si è appreso, avrebbe già ottenuto dall'ASL via libera per procedere alla rimozione, ma nulla si è mosso. Stop a questo degrado, scatta la protesta nella notte davanti la scuola dimenticata, ovvero il Denino Morandi di Sulmona, il nostro servizio. Stop a questo degrado, poche parole ma incisive, lo hanno scritto a caratteri cubitali i residenti del quartiere Capograssi che hanno affisso uno striscione di protesta davanti alla sede dell'istituto Denino Morandi di Sulmona, chiuso dall'ottobre 2014, destinato a soccombere nella burocrazia e nell'incuria che cresce di giorno in giorno. Siamo stanchi del degrado in cui versa l'edificio dell'istituto tecnico Denino Morandi, ormai da anni, nell'indifferenza di comune e provincia, abbiamo inteso creare un contenuto di idee per sensibilizzare le amministrazioni al rispetto dei luoghi cittadini, con un comitato di quartiere che possa, tra l'altro, attenzionare le criticità che tale luogo abbandonato e vandalizzato crea, auspicando che al più presto possa tornare a essere vitale e fruibile dalla popolazione scolastica, spiegano gli abitanti della zona che hanno dato vita al comitato di quartiere, un organismo per mantenere alta l'attenzione sulla scuola e su quella zona della città. Allora, anche quello è un argomento sul quale sento montare le proteste dei cittadini del quartiere, perché oltretutto la zona è soggetta e abbandonata ad un degrado inaccettabile, ci sono animali, ci sono infestazioni varie di animali e le piante sono lasciate a loro stesse e quindi diciamo che il degrado in quell'area è diventato veramente inaccettabile. Sta nascendo in questi giorni un comitato di quartiere e le cui iniziative sono già state fatte e che presto verranno divulgate all'opinione pubblica. I residenti stanno quindi scaldando i motori per pianificare iniziative di sensibilizzazione e non solo. A seguire la vicenda del Denino Morandi c'è l'altro comitato, quello guidato da Franco D'Amico, che il mese scorso aveva richiesto un incontro urgente alla prefettura per il rientro in classe a settembre, alla luce delle richieste arrivate da alcuni genitori preoccupati del trasporto pubblico da Sulmona a Pratola, viste le misure sul distanziamento sociale e la delocalizzazione della scuola. Una serie alternativa non è stata ancora trovata e, data la carenza di spazi dovuta all'emergenza Covid, l'impresa diventa pressoché impossibile, ma non si registra nemmeno un nuovo impulso sul fronte della progettazione, che fa capo al provveditorato delle opere pubbliche, fatta eccezione dello scorporo e lotti dei lavori e del recente stanziamento di nuove somme da parte della provincia. Ora anche i residenti cominciano a battere un colpo, intanto il consigliere provinciale Andrea Ramunno annuncia la bonifica della zona. Presto infatti scatterà l'operazione pulizia nella sede storica del Denino Morandi. Riaprire la valutazione di impatto ambientale, è ancora aperta la battaglia No Snam per gli attivisti dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Il nostro servizio. Riapertura da parte del Ministero dell'Ambiente della procedura di valutazione di impatto ambientale in ragione delle tante novità emerse rispetto a 10 anni fa. Il decreto VIA risale infatti a 7 marzo 2011, tra cui l'incompatibilità della centrale con la tutela dell'Orso Bruno Marsicano. Per il coordinamento NUAB del gas, la battaglia contro la SNAM è ancora aperta e non si ferma dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ieri ha respinto il ricorso dei comuni Peligni. Essendo la centrale di compressione a servizio del metanodotto, spiegano dal coordinamento, essa non potrà essere realizzata se prima non sarà rilasciata l'autorizzazione a costruire del metanodotto sul Monafoligno. Sul piano politico ci aspettiamo che dalle istituzioni e dai partiti del territorio vengano messe in atto tutte le possibili iniziative affinché il governo nazionale azzeri un progetto che non è assolutamente sostenibile né per il fabbisogno di gas del nostro paese né per gli obblighi assunti dall'Italia a livello internazionale per la difesa del clima e il conseguente abbandono delle fonti fossili, gas compreso. Il progetto nella SNAM è stato concepito prima del 2005, ma si può ben dire che a partire
fine secolo scorso. In 15 anni tutto è cambiato. Allora si pensava che il gas potesse avere un futuro. Oggi il metano, inquinante e molto pericoloso come gas serra, è un residuato del passato. La terza rivoluzione industriale sarà interamente basata sulle energie rinnovabili. Il Comitato ONU del gas sostiene che l'Italia non ha bisogno di nuove infrastrutture del gas. Quelle esistenti non sono solo sufficienti, ma sono sovradimensionate rispetto alle necessità interne. A sostegno della battaglia anche la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo, che annuncia verifiche affinché la SNAM fornisca tutta la documentazione tecnica che è obbligata a presentare all'amministrazione competente per ottemperare le innumerevoli prescrizioni evidenziate a seguito del rilascio della valutazione di impatto ambientale, oltre a continuare a rendermi portavoce di tutte le istanze che i principali attori della battaglia mi forniranno per conseguire il nostro giusto obiettivo. Marsilio chieda scusa sul ritiro del Napoli, sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato. Monta la polemica. Le dichiarazioni del presidente della regione Marco Marsilio sulla qualità delle strutture ricettive di Roccaraso non sono solo ingenerose e approssimative, ma sono soprattutto profondamente sbagliate e offensive. Si scusasse con la nostra comunità. Con queste parole il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato ha criticato le dichiarazioni rilasciate in una trasmissione televisiva dal governatore abruzzese Marco Marsilio, secondo cui Roccaraso non avrebbe strutture ricettive e impianti adeguati per ospitare grandi eventi come il ritiro del Napoli Calcio. Marsilio sa benissimo che questa operazione è nata esclusivamente grazie ai rapporti che il comune di Roccaraso ha mantenuto negli anni con il Napoli, spiega Di Donato. E Marsilio, da me coinvolto direttamente, sa anche che Roccaraso era la prima opzione per il ritiro degli azzurri, che poi hanno optato per lo stadio Teofilo Patini perché è la struttura più attrezzata sul nostro territorio per ospitare competizioni di calcio professionistico in un contesto di rispetto dei protocolli sportivi anti-Covid. Ora, aggiunge Di Donato, sarebbe caso che Marsilio, invece di insultare gli albergatori di Roccaraso, si preoccupasse di costruire una grande operazione di marketing territoriale di tutta la nostra destinazione turistica. Da Roccaraso a Scanno, da Pescasseroli a Pesco Costanzo, siamo tutti in attesa di capire come la regione voglia coinvolgere comuni e imprenditori per evitare che il ritiro del Napoli sia un bellissimo e costoso allenamento a porte chiuse, ma fine a se stesso. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo fra poco con le nostre notizie. Vieni a fare la spesa in un ambiente gradevole e familiare, in un modo piacevole e conveniente. A Sulmona ti aspetta il supermercato Pickup. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui tutti i clienti si sentano a proprio agio e trovino tutti i giorni offerte davvero interessanti. Carni selezionate, fornitissimo banco gastronomia, frutta e verdura di prima scelta, prodotti per la cura della persona e tanto altro. Facile per i nostri clienti trovare quello che cercano. La qualità, la freschezza, i prezzi leggeri tutto l'anno ti aspettano al supermercato Pickup in via Gennaro Sardi 1 a Sulmona. Richiedi la tessera fedeltà, promozioni e sconti esclusivi solo per te. Supermercato Pickup, potete fidarvi. Ampio parcheggio gratuito. I nostri golosi gelati? Dove vuoi tu? Vi sposate? Festeggiate il compleanno del vostro bimbo? Organizzate un evento? Arriveremo con la nostra scenografica e simpatica apetta con un carico di gustosi gelati del bar Aterno di Raiano. L'alta qualità e le materie prime selezionate del nostro gelato hanno contribuito a farci premiare con due coni Gambero Rosso e come una delle 100 migliori gelaterie d'Italia. Vieni a scoprire i nostri innovativi gusti e troverai nel nostro gelato i veri sapori del nostro territorio. Dal 1964, bar Aterno Gelateria, via della Repubblica 22, Raiano, telefono 0864 72 323, un gelato che parla di noi. Siamo pronti a ripartire insieme a voi. Da Luigi Liberatore, acquista in totale sicurezza. Abbiamo sanificato scrupolosamente i locali. I nostri ampi spazi garantiscono il distanziamento sociale tra i clienti. Ingresso e uscita sono separati. Ripartiamo alla grande. Per te, sconti esclusivi fino al 50% sulle collezioni primavera, estate, uomo, donna. Luigi Liberatore, centro acquisti Pratelle, Prato La Peligna. Rispettiamo le regole. Insieme ce la faremo. We'll be right back.
ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Melone retato italiano 89 centesimi al chilo. Uva Vittoria 1,99 euro al chilo. Latte Granarolo parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Mozzarella selezione qualità 500 grammi 3,99 euro. Salsicce di suino produzione propria 5,99 euro al chilo. Fettine sceltissime di bovino 9,99 euro al chilo. Caffè Cosè. Grammi 250 per 2, 2,49 euro. Pasta di semola alla molisana, grammi 500, 68 centesimi. Zuppa latte Colussi, 1 kg, sconto 50%, 1,98 euro. Punto vendita di Raiano orario continuato. E domenica aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Pratola Peligna, via Valle Madonna 51. Seconda parte di Onda TG, addio all'ex bibliotecario, una giornata triste per la cultura sulmonese, è morto Mario Marcone, la memoria storica della città, il suo ricordo nel nostro servizio. Un altro pezzo di storia che se ne va, si è spento Mario Marcone, 86 anni, storico bibliotecario di Piazza Tommasi, la biblioteca chiusa da 11 anni a causa del terremoto, oggi abbandonata a se stessa. È una notizia che ha gettato nello sconforto quanti sono cresciuti nei cenacoli culturali di una volta, vedendo Marcone come punto di riferimento. È stato bibliotecario fino agli anni Ottanta, ultimo discendente della famiglia di confettieri. Da sempre immerso nella storia e nella cultura della città, Marcone era guida sicura per ricerche sui più diversi personaggi della storia della città, da Ovidio a Capograssi, da Serafini a De Nino ed altri ancora. Era la memoria storica di Sulmona, per questo la sua morte lascia un vuoto incolmabile. Da un po' di tempo aveva lasciato la scena pubblica, ma qualche volta lo si incontrava ancora lungo la via di casa, camminando a passo lento, appoggiato a un bastone, ma sempre pronto a salutare e a sorridere. La camera ardente starà allestita nella sala funeraria Caliendo Celestial. I funerali invece si terranno domani alle ore 11 nella chiesa della Santissima Annunziata di Sulmona. E ora l'alta capacità Napoli-Bari, il sulmonese Maurizio Gentile diventa irpino d'adozione. Vediamo nel nostro servizio. Il sulmonese Maurizio Gentile, cittadino irpino, amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, nonché commissario straordinario per l'alta capacità Napoli-Bari, Gentile ha accolto il riconoscimento della cittadinanza onoraria conferitagli dall'amministrazione comunale di Grotta Minarda, comune irpino in provincia di Avellino. La sua rivoluzione gentile, come l'ha definita lo stesso sindaco, ha incontrato il sostegno trasversale di tutte le istituzioni, sindacati, amministratori locali che l'altro giorno erano presenti in Piazza Vittoria per omaggiare l'illustre cittadino che sarà il primo passeggero a scendere dalle carrozze del Frecciarossa nel 2026 alla stazione Irpina. Molto, molto emozionato e molto onorato di questo riconoscimento. Avendo lavorato con questo territorio, avendo conosciuto tante persone, avendo apprezzato la correttezza, l'adesione ad un progetto di valenza nazionale che qui può lasciare il segno, io ho detto mi sento irpino. Un mio amico irpino mi ha detto tu sei abruzzese, quindi hai il carattere di un irpino, quindi è giusto così. Non posso che ringraziare chi ha pensato di darmi questo riconoscimento, che sicuramente mi rende ancora più determinato nel raggiungimento del risultato per cui noi stiamo lavorando, che è quello di realizzare questa linea ferroviaria veloce tra Napoli e Bari, di realizzarla nei tempi previsti e poi in questo territorio, nella valle dell'Ufita, creare le condizioni perché ci possa essere un vero sviluppo di queste aree interne che a mio giudizio sono le aree che devono ancora dare molto a questo paese. I prossimi passi. Intanto all'Aquila sono stati riaperti i portici, un bel segnale per la città, secondo il sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi e Gaetano Trigilio. Veramente un bel segnale per la città, come ha detto il sindaco Pierluigi Biondi, ma anche un bel segnale per la ripresa dopo gli eventi sismici ed il disagio della pandemia da Covid-19. È stato riaperto un tratto dei portici aquilani, da Piazza Duomo a via Tre Marie. A dare notizie sono il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore alle opere pubbliche, Vittorio Fabrizi. È un bel segnale per la città che quotidianamente si sforza e lotta per recuperare una normalità che prima il sisma e poi l'emergenza coronavirus hanno messo a dura prova, spiegano così sindaco ed assessore.
Al termine dei lavori di due tra i più importanti aggregati del centro storico, ci è sembrato giusto che uno dei punti di riferimento per la nostra comunità tornasse fruibile, e il nostro ringraziamento va alla ditta esecutrice delle opere, che ha accolto le nostre sollecitazioni affinché una parte del colonnato tornasse a disposizione dei cittadini entro la fine del mese. Al massimo ai primi di agosto si potrà tornare a passeggiare anche nel tratto di Portici che va da via Tre Marie a via Sallustio. Sono quindi terminati i lavori di ricostruzione di un tratto dei portici che è stato restituito all'abbraccio degli aquilani. I portici di Corso Vittorio Emanuele sono stati sottoposti a notevoli quanto attenti interventi di ricostruzione rispettando l'originale splendore architettonico. Si attendeva ancora la possibilità di poter tornare a passeggiare in uno dei luoghi del cuore della città. Con i portici torna anche l'attenzione all'orologio storico, diventato uno dei simboli del sisma, rimasto fermo all'ora della prima forte scossa. E anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Nonna Maria, nome di fantasia, alla veneranda età di 101 anni, è finita in sala operatoria, ha superato con successo l'intervento. Classe 1919, originaria di Corfinio, non si è spaventata di fronte all'operazione eseguita dai sanitari del reparto di ortopedia del locale nosocomio, guidato dal responsabile Fabio Pasquale Lombardi. Era entrata qualche giorno fa in ospedale dopo una rocambolesca caduta che le aveva causato la rottura del collo del femore, oltre altre scoriazioni non proprio banali. I medici di ortopedia hanno deciso di sottoporla all'intervento per rimetterla in piedi, senza badare all'anagrafe. L'operazione è riuscita alla perfezione, anche se la nonnina del reparto viene tenuta sotto osservazione per monitorare i valori e gli effetti della stessa. L'intervento sui generis fa di nuovo balzare agli onori delle cronache la buona sanità che è prassi quotidiana nel locale nosocomio. I familiari dell'ultracentenaria ancora riescono a crederci che tutto sia andato per il verso giusto, e nel reparto di ortopedia le storie a lieto fine si intrecciano. Anche una 58enne di Pescina ha espresso gratitudine allo staff del reparto dopo il lockdown, che per lei è stato più lungo del previsto. 7 mesi di cure e terapie che hanno portato l'altro giorno al decisivo intervento per l'applicazione di una nuova protesi. Un passaggio necessario per far fronte all'infezione all'anca. Sento il desiderio profondo di dover ringraziare tutto il personale sanitario di ortopedia, in particolar modo il professor Lombardi, il quale con grande professionalità e abnegazione ha seguito il mio caso clinico particolarmente complesso e delicato, ha rimarcato la degente che sogna di tornare a una vita più tranquilla e serena. Sono frammenti di vita quotidiana che si colgono in corsia, che fanno bene sia alla sanità che all'immagine del presidio ospedaliero. E ancora ripartenza nel mondo dello sport. La Pavin Back Team annuncia la sua stagione agonistica. Luigi Manrese. La Pavin Back Team è pronta per una nuova stagione agonistica. Superato il periodo di fermo, ha ripreso gli allenamenti. Il presidente Giovanni Salerno è fiducioso. Anche quest'anno svolgeremo attività agonistica senza trascurare il ciclismo amatoriale. Vogliamo potenziare e migliorare il settore giovanile del fuoristrada e riteniamo di essere già una realtà importante dell'Abruzzo e di tutto il centro-sud. E così commenta ai nostri microfoni lo svolgersi dell'evento. Vogliamo anche dare un messaggio positivo ai ragazzi che si stanno preparando alle gare di campionato italiano di DH e di Enduro, che sono in programma tra agosto e settembre, salvo nuove disposizioni. Quindi ci tenevamo comunque a fare un qualche cosa, visto che siamo una delle poche società abruzzesi che punta sul fuoristrada, in modo specifico con l'enduro e soprattutto col DH. Stiamo anche preparando una scuola di downhill e ciclismo a Sulmona, dovrebbe andare in porto a settembre, dove insegneremo questo sport dai primi anni di un bambino che va in bicicletta da 5 anni fino alla prossima età. Noi vogliamo invitare anche gli adulti alla nostra scuola, perché portare la bicicletta in sicurezza è importante.
garantiamo sicurezza, non i salti, le acrobazie, quelle verranno dopo per gli amanti, però noi diamo la sicurezza per portare la bicicletta in qualsiasi condizione. La giovane formazione Peligna, composta da elementi rilevanti quali Riccardo Rabuffo, Fabio Di Renzo, Antonio De Silvi, Gianluca Puglielli e Mattia Grilli, che si impegneranno ad onorare la società che punta a ben figurare ai campionati italiani di molteplici specialità, è stata presentata nel corso della tappa sulmonese di Più Sport, Più Divertimento, Più Vita. Molteplici manifestazioni sportive manifestano l'endogena tendenza al ripartire del territorio, dai più piccoli ai più grandi. Sport, dunque, al centro della ripartenza, ma d'altro canto, quale modo migliore per tornare in salute ed insieme? Chiudiamo quello di Qualtg, domande, segnalazioni, curiosità sulle notizie del giorno e non solo, che peschiamo sulla pagina Facebook di Onda TV con la diretta live di Onda TG. E da condividere ci scrivono la protesta dei residenti del quartiere Capograssi davanti a una scuola ormai caduta nel dimenticatoio che difficilmente uscirà nel degrado in cui versa da anni. E poi con la morte di Mario Marcone la nostra città ha perso una persona che rimarrà per sempre nella memoria dei tanti cittadini che l'hanno conosciuta. Una notizia, come vi dicevo poc'anzi, molto molto triste. Continuate a scriverci sui social, vi invito a visitare il sito internet della nostra emittente televisiva www.ondatv.tv per essere aggiornati sulle notizie, e fra poco lo speciale di Onda TG con il sindaco Anna Maria Casini sull'area pedonale, la pedonalizzazione di Corso Ovidio. È davvero tutto per questa edizione, Onda TG torna domani, grazie per essere rimasti con noi, a tutti una buona serata.